Devo mettere dentro anche le lenze? Sì, sì, potrebbero servire. Ah, i libri puoi darli a chi vuoi. Come credo. Pagina 121, righe 11 e 12. Che cosa ci sarà fra quelle righe? Ci sono edizioni di libri miei qui, in casa. Sì, potrei trovarli nello studio di mio fratello, sullo scrittoio. Pagina 121. Pagina 121. Davvero, Pietrus, sarebbe meglio che tu rimanessi. Mi lasciate sempre solo qui, mi fa una tristezza. Ma che cosa speri di trovare in città? Niente di particolare, ma ci deve essere una cerimonia, la posa della prima pietra per il palazzo del Consiglio Provinciale. E sai, vorrei anche per poco scuotermi da questa stupida vita. È tanto tempo che sono sepolto qui come una talpa e ecco tutto. Ho ordinato che attacchino i cavalli per la una. Partiremo insieme, vero? Ma resta qui. E non ti lasciar prendere dalla noia. Non rischiare di prenderti un raffreddore. Sorveglia quel ragazzo. Guidalo. Ecco, vedi, io parto e ancora non sono riuscita a rendermi conto del perché Costantino abbia cercato di uccidersi. Sono sicura che lo ha fatto per gelosia. Tanto presto condurrò via Trigorin e tanto meglio sarà. Sì, certo. Ti devo dire, vi sono anche delle altre ragioni. Vedi, cara, tuo figlio è giovane, intelligente, costretto così a passare la sua vita in campagna, una vita senza luce, con pochi soldi, senza un avvenire, senza poter lavorare. Si capisce che provi come un senso di vergogna. Che non possa sopportare una vita così meschina. Io gli voglio molto bene, sai. Sì, proprio così. E anche lui me ne vuole tanto. Ma in fondo pensa di essere un peso, nient'altro che un mangiapane, un parassita. Un parassita. Si capisce l'orgoglio, l'amor proprio. Ecco. Ecco tutto. Oh, santo Dio. Quanti pensieri mi dà quel ragazzo. Bisognerebbe trovargli un impiego. Ma che so io? Mi sembra che il miglior partito da prendere sarebbe che tu gli dessi un po' di quattrini. Sì. Sì, in primo luogo avrebbe bisogno di qualche vestito. Guardalo, la stessa giacchettina se la trascina da 3 anni, proprio così. E non ha un soprabito. E poi se si muovesse di più non gli farebbe male, se andasse un po' all'estero, che so io. Non credo poi che sarebbe una gran spesa. No. Ti dirò, se si tratta di vestiti, sia pure, posso dargli io qualche cosa? Sì, ma quanto a un viaggio all'estero, ma che in questo momento neppure i vestiti posso comprarli, non ho un soldo. Irina! Non ne ho! Va bene, cara, no. Non ti arrabbiare, ti credo. Tu sei un'anima nobile, generosa. Non ho un soldo, non ce l'ho. Non ce l'ho, non posso. Se io ne avessi avuti, si capisce
glieli avrei dati io, ma io non ho più niente, neppure un centesimo. Tutta la mia pensione va a finire in mano all'amministratore per le spese dei lavori agricoli, per il bestiame, per le api, eccetera, eccetera. E così il mio denaro si consuma. Inutilmente, perché le vacche muoiono, le api lo stesso. Se ho bisogno dei cavalli non me ne posso mai servire. Eccetera, eccetera. Ecco tutto. Io vedi, io il denaro ce l'ho. Ma io sono un'attrice. Soltanto le toilette mi costano un patrimonio. Sì, sì, e tu sei buona, mia cara. Ho tanta stima per te. È sicuro. Ecco. Pietruscia! Oh, Pietruscia, caro! Siediti qui, Pietruscia! Aiuto! Aiuto! Aiuto, per carità! Per carità, Pietruscia! Oh, Pietruscia mio, per carità, non fare così! Hai sentito una... Non è niente, non è niente! Tieni! Ecco! Ah, Pietruscia mio! Ecco! Ora va meglio. Non ti spaventare, mamma. Lo sai, lo zio ora spesso ha questo disturbo. Dovresti riposarti, zio. Sì. Un poco. Però non rinuncio ad andare in città. Proprio così. Adesso mi riposo un pochino e poi parto. Si capisce. Conoscete l'indovinello? Al mattino su quattro gambe, a mezzogiorno su due e la sera su tre, E la notte sulla schiena. Certo. Non posso fare, Oddio. Non fate complimenti, su. Oddio, che paura che mi ha fatto. Vivere in campagna non fa per lui, né si sente a suo agio. Ecco, mamma, se tu potresti per stragli almeno 1.500 o 2.000 rubli, se ne starebbe in città tutto l'anno. Non ho denaro! Non sono una banca, sono un'attrice! Mamma, rifammi la fasciatura, lo sai fare così bene. Tesoro mio. Allora, su. Il dottore pare che ritardi, eh? Doveva essere qui alle 10, è già mezzogiorno. Eh già? Allora. Qua. Oh, santo cielo. Sembra che tu abbia il turbante. Ieri, un contadino che si era fermato in cucina ha domandato di che paese eri. Adesso piano, eh? Piano. Vediamo. Ma la ferita è chiusa del tutto, non si vede neanche più il segno. Oh, nonni. Però quando sarò partita non farei più pum pum, vero? Va bene, mamma. È stato un momento di disperazione in cui non sono riuscita a controllarmi. Ma ora basta, non ne parliamo più. No, non ne parliamo più, eh? Qua.
Brucia? Hai le mani incantate, mamma. Mi ricordo tanti anni fa, quando tu recitavi al Teatro Imperiale di Mosca e io ero ancora un ragazzo, ci fu una rissa nel cortile di casa nostra e fu ferita una lavandaia nostra vicina. Non ti ricordi? No. La raccolsero svenuta, la portarono a casa sua, tu la curasti, le davi le medicine, facevi il bagno ai suoi bambini. Non ti ricordi? No, tesoro, non me lo ricordo. A casa nostra abitavano anche due ballerine, la sera venivano a prendere il caffè spesso da noi. Ah, sì, questo me lo ricordo. Erano così religiose. Da un po' di tempo il mio amore per te è cresciuto, mamma. Ti amo con tutto l'abbandono e la sicurezza di quando ero bambino. Ora non ho che te al mondo. Ma perché ti lasci dominare da quell'uomo? Vedi, Costantino, tu non lo hai mai capito. È un'anima nobilissima, sai. Però, quando ha saputo che io volevo sfidarlo al duello, la sua nobiltà non gli ha impedito di scappare come un vigliacco. Che fuga vergognosa. No, questo non è vero. Sono stata io che l'ho pregato di partire. Che anima nobile. Noi siamo stati quasi sul punto di separarci per causa sua e lui se ne sta in giardino indifferente o in salotto a ridere di noi e a sviluppare le facoltà mentali di Nina alla quale vuol far credere di essere un genio. Non capisco che gusto ci provi a dire sempre delle cose sgradevoli. Io lo stimo e perciò ti prego di non dir male di lui davanti a me. Io invece non lo stimo affatto. A te farebbe piacere che anch'io lo credessi un genio. Invece io non so mentire, i suoi scritti proprio non mi piacciono. La tua invidia, l'unica arma che rimane alle persone presuntuose, prive di talento, è quella di dir male degli uomini di vero genio. Ah, è una bella soddisfazione davvero. Vero genio? Io ho più ingegno di tutti voi qua dentro, se vuoi che io te lo dica. Voi, da gente pratica, siete riusciti a ottenere un primato nel campo artistico e credete che solo quello che fate voi sia bello e giusto, negli altri non vi curate, no? Anzi, li soffocate, ma io non sono come voi, io non mi inchino né a te né a lui. Tu sei un decadente. Torna pure al tuo caro teatro e recita pure quelle tue commedie pietose, senza senso. Io non ho mai recitato niente di simile, lasciami in pace. Tu non saresti capace neanche di scrivere un misero vaudeville. Sei un piccolo borghesuccio di Kiev. Sei un buon a nulla. Avaraccia! Straccione! E stai zitto, adesso non piangere. Non piangere! Non piangere, non piangere, a che cosa serve? Ma smettila, smettila. Non fare così, non... Non fare così, Ulrichi, non fare così, non fare così, smettila! Oh, figliolo mio, figliolo mio, perdona la tua mamma. Oh, perdona la tua mamma che ha tante colpe, è vero? Oh, perdona, mio. Oddio mio, come sono infelice. Se tu sapessi, mamma, tutto è perduto. Non ho più il mio amore. Ogni speranza è finita e ogni ispirazione è svanita. No, figliolo mio, non lo dire. No, vedrai, caro, vedrai, tutto si aggiusterà, sai, tutto si accomoderà. Non disperare, lui andrà via e lei ti vorrà di nuovo per... Basta, via. Ecco. E voilà. Hai visto? Abbiamo fatto la pace, eh? Sì, mamma. Oh, caro. Vedi, caro, anche con lui dovresti fare la pace. E che bisogno c'è di far duelli? A cosa serve? Va bene, mamma. Però devi permettermi di non vederlo più. Mi farebbe troppo male. Io non posso.
Devo mettere dentro anche le lenze? Sì, sì, potrebbero servire. Ah, i libri puoi darli a chi vuoi. Come credo. Pagina 121, righe 11 e 12. Che cosa ci sarà fra quelle righe? Ci sono edizioni di libri miei qui in casa. Sì, potrei trovarli nello studio di mio fratello. Freddore. Sorveglia quel ragazzo. Guidalo. Ecco, vedi, io parto e ancora non sono riuscita a rendermi conto del perché Costantino abbia cercato di uccidere. Questa stupida vita. È tanto tempo che sono sepolto qui come una talpa e ecco tutto. Ho ordinato che attacchino i cavalli per la una. Partiremo insieme, vero? Ma resta qui e non ti lasciar prendere dalla noia. Non rischiare di prenderti un martello sullo scrittoio. Pagina 121. Pagina 121. Davvero, Pietrus, sarebbe meglio che tu rimanessi. Mi lasciate sempre solo qui. Mi fa una tristezza. Ma che cosa speri di trovare in città? Niente di particolare, ma ci deve essere una cerimonia, la posa della prima pietra per il palazzo del Consiglio Provinciale. E sai, vorrei anche per poco scuotermi da